Resume. Ok, adesso dovremmo stare registrando. E dicevo, sì, stiamo registrando, perfetto. Allora, stamattina ci siamo trovati con la Ivana Bassi e abbiamo un po' approfondito quello che stiamo, il lavoro che stiamo facendo, no? E in particolare, cosa stavamo facendo l'altra volta? Stavamo cercando di mettere dentro quelli che abbiamo identificato come i punti di debolezza, no? Se vi ricordate, gli aspetti comuni del bosco, del prato, pascolo, coltivo, i punti di debolezza, e li abbiamo collegati rispetto ai problemi generali che avevamo individuato. Allora, io e lei stamattina abbiamo portato avanti un lavoro abbastanza corposo, devo dire la verità. Sono di un'oretta e mezza, forse un po' di più. E non l'abbiamo neanche concluso in maniera abbastanza esaustiva, secondo me. Ma anche perché comunque era appunto opportuno e capire, anche insieme con tutti voi, se quello che stavamo facendo fosse condiviso, no? Insomma, abbiamo incominciato a fare così. Allora, vi ricordo che abbiamo identificato quelli che sono i quattro temi principali, che a nostro modo di vedere abbiamo anche un po' perfezionato in maniera da strutturare quella cosa di cui si parlava l'altra volta. Del causa-effetto, dell'analisi causa-effetto rispetto, insomma, alle debolezze che abbiamo individuato, no? E, boh, in particolare abbiamo definito quello che è un problema specifico legato al fatto che non gestiamo i prati, i pascoli e castagneti e coltivo. Vedremo un po' come integrarlo, queste due cose che terremo avanti. Non gestiamo il bosco e lo utilizziamo prevalentemente per legno da riscaldamento, no? E questo qui l'abbiamo identificato come un problema. Okay. Non siamo organizzati internamente e gestiamo male i rapporti con i soci, ed è un problema che secondo noi c'è e vediamo di capire come fare. E l'ultimo era quello legato, se vogliamo, alla sensibilizzazione. Non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi, quindi non interni necessariamente l'organizzazione, rispetto alle nostre attività. Allora, detto questo, qual è il lavoro che vogliamo fare oggi? No, riassumendo. Quelli lì erano le quattro cose che abbiamo fatto l'altra volta. Il lavoro che vogliamo fare oggi è capire, grazie allo studio che abbiamo fatto comunque nelle, tra virgolette, puntate precedenti, quali sono le cause di questi problemi. E noi, a nostro modo, li abbiamo analizzati in maniera abbastanza, insomma, esaustiva. E adesso cercheremo anche di integrare. Allora, partiamo dai prati, no? Perché comunque è l'aspetto un po' più importante. Nascondiamo tutto il resto, che così non ci distraiamo, ok? E cerchiamo di capire. Allora, noi con la Ivana abbiamo fatto una cosa che di solito non si fa, almeno io non sono abituato a farlo, che però comunque ci ha aiutato abbastanza nel ragionamento. E quindi, partendo dal problema specifico, okay, che non gestiamo i prati, i pascoli e i castagneti, abbiamo introdotto dei problemi intermedi, che sono la zootecnia è poco sviluppata, non è valorizzata la filiera dell'elemento identitario del castagno, e i nostri terrazzamenti sono abbandonati. Ok. E qui vedo già subito che manca tutto il tema del coltivo. No, dei prodotti, se vogliamo, legati al coltivo che c'è sopra, no? Ctrl C, secondo. E Ctrl X, vediamo. Ctrl V. Coltivo, manca il coltivo, intanto lo scrivo. Comunque, vediamo di capire perché succedono queste cose. Allora, prendiamo il problema intermedio, la filiera zootecnica è poco sviluppata. E vediamo di capire se quelle che abbiamo elencato sono delle cause esaustive. Ci sono poche imprese, mancano infrastrutture per le attività pascolive, c'è una bassa meccanizzazione delle superfici,
nella gestione delle superfici. Ci sono poche imprese zootecniche, questa cosa qui sono, se vogliamo, un po' complementari a quelle che fanno lo sfalcio, probabilmente è una roba anche abbastanza collegata, no? Non ci sono imprese di trasformazione casearia, allo stesso modo c'è sempre un problema sulle imprese. Lo metto sopra che così si accomunano le cose. Non abbiamo aree omogenee e di dimensione adeguata a prato e altri prodotti del prato, del foraggio, del pasto e del coltivo non vengono valorizzati. Ah, questa cosa qua è l'ultima che ho aggiunto. Tra l'altro, adesso la rileggiamo. Allora, così, no? Leggendo questi quattro punti qua, adesso senza che interveniamo tutti, perché sennò non ce la facciamo. Vi sentite di aggiungere qualche integrazione a questo? Perché la filiera zootecnica è poco sviluppata? Questi punti qua sono abbastanza esaustivi. Qualcuno vuole intervenire? Io direi mancanza di competenze. Io vedo con le nostre aziende che tanto del settore zootecnico non è sviluppato o è sottosviluppato perché mancano tante competenze per poter, come dire, premiare e rendere molto produttivo e redditizia come settore. Allora, Però non so se. lo aggiungiamo qua con la riserva di capire se va a finire nella sensibilizzazione. Esatto. Ok, mettiamolo in giallo. Ok, altre cose? Michele, qualizza. Sì, per me sì, manca sul territorio la gente, cioè se andiamo indietro negli anni, chi faceva queste attività zootecniche? Ogni famiglia aveva qualcosa e faceva, aveva le mucche. E da qui invece di sviluppare qualcosa si è distrutto tutto perché realmente non si poteva. Quindi quello che manca veramente, cioè una competenza economica, cioè non so cosa intendeva Francesco per competenze. Ma chiaramente se uno fa un'attività deve avere un reddito da questa attività perché altrimenti non si mette a fare quell'attività lì. Chiaro. Quindi, Allora. ma non basta, sì, questo discorso qua, bisogna anche avere le superfici dove farlo, no? Quindi Questo l'abbiamo scritto. l'abbiamo già segnato, quello che L'abbiamo non scritto. abbiamo aree omogenee di dimensione adeguata a prato, ma poi se andiamo a vedere, se non riusciamo veramente con i soci e a raccogliere ancora più soci, quelli che hanno prato e che siano convinti di quello che sta facendo l'associazione fondiaria, di lasciare gestire insieme, nell'insieme i terreni, se non riusciamo a ottenere questo discorso qua, questo risultato di convincere la gente, anche lì diventa veramente complicata la cosa per Allora, un po' tenere. come, allora, secondo me, se posso commentare, l'aspetto che è segnalato, tipo della bassa densità abitativa, è una minaccia e non è un obiettivo che noi ci possiamo porre in questo momento qua, se non altro a breve e medio termine, perché comunque riguarda delle politiche che magari, cioè, secondo me è abbastanza presuntuoso cercare di affrontare a un livello così piccolino. Poi chi lo sa, magari a lungo termine si può anche fare, no? Però secondo me in questa fase qua, lasciamolo tra le minacce, tra le cose che di fatto mettono in Sì, discussione. sono d'accordo, sono d'accordo. Invece, ho messo in giallo quello che avevi detto tu adesso, aspetta, che i soci non sono consapevoli. Soci non consapevoli, no? Non consapevoli della bontà dell'azione, dai, mettiamola così. Anche questa cosa qua, secondo me, è una cosa che poi viene ripresa nell'obiettivo del gruppo,
nella gestione interna del gruppo per far crescere la consapevolezza. Quindi io lo lascio lì e poi vediamo se spostarlo o non spostarlo. Ok? C'è qualche altro intervento? Se posso, Luca, dopo lo rivediamo alla fine, sono Ivana. Soci non consapevoli della bontà dell'azione, credo che in qualche modo l'abbiamo inserito in fondo nell'attività di sensibilizzazione, come già anticipavi tu. No, evitiamo di aprire troppo perché se non viene fuori casino. Cioè, vengono troppi elementi. Infatti, perché in qualche modo è già inserito in fondo, ma lasciamolo, secondo me va bene se lo lasci lì che diventa un promemoria per quando arriviamo in fondo sul lavoro di sensibilizzazione. Ah, se vuoi facciamo anche così. Facciamo così, ci buttiamo una barra sopra, io e te sappiamo che c'è. Esatto. Esatto. No, questa delle competenze, no, invece, no, il discorso della consapevolezza, della bontà dell'azione, che è un po' della consapevolezza dell'utilità dell'associazione fondiaria nel portare avanti anche un discorso di recupero dei prati, pascoli, eccetera. Invece questo delle competenze è un po' più specifico, però lasciali lì tutti e due, dopo sappiamo insomma come eventualmente ripescarli. Chiaro, chiaro. Bisogna capire se si vuole lavorare sulle competenze, su un obiettivo, o fare un'azione mirata invece in generale sulle competenze, no? Cioè, nel senso, tutto qua penso poi quello che cambia. Ma comunque insomma, sono delle cose complementari. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Ma io volevo dire una cosa, Luca. Se noi andiamo a cercare le aziende sul territorio, è un po' molto difficile perché abbiamo una popolazione che è di una certa età, quindi abbiamo poca forza lavoro, quindi per creare delle aziende zootecniche dobbiamo andare a cercare per forza fuori. Però prima di tutto bisogna rendere partecipi la gente del posto. Chi ti dà in gestione i terreni deve essere consapevole che è preparata, che questi terreni vanno in mano a delle persone che possono venire da fuori, che possono creare poi reddito creare delle aziende su terreni di proprietà dei soci. Quindi questo lavoro con la gente va fatto prima e poi vanno cercate le aziende. La sensibilizzazione. Rido perché mi sono dimenticato di un consiglio che mi ha dato Ivana prima, stamattina. E lei sta già ridendo. No. Che il consiglio che mi ha dato Ivana stamattina è: parti dalla sensibilizzazione, no? Non mi sono fatto la scaletta stamattina perché comunque stiamo parlando sempre molto di sensibilizzazione. Ma è importante in questo caso, perché se tu porti un'azienda qua nei terreni della situazione fondiaria senza preparare i proprietari, può essere un coltello a doppia lama. Comunque finiamo il prato, poi vediamo se riprendere sulla sensibilizzazione, dai, abbiamo incominciato. E non è valorizzata la filiera dell'elemento identitario del castagno. No? Questa voce qua, questa qua, così. Questa qua nel mezzo. Perché ci sono i castagneti storici non recuperati, perché ci sono i castagneti abbandonati. Queste qua sono molto simili. Poi uccidono, quasi. Non abbiamo aree omogenee di dimensione adeguata di castagneti. Ma non è... Boh. Nell'ASPO. Posso dire? Nell'ASPO. Ah, ok, dell'ASPO. Ho parlato oggi con Stefano Predan proprio della questione dei castagneti, anche dopo di quello che ci siamo detti, Luca, no? Allora, un paio di anni fa, a seguito di un incontro, di un corso, mi sembra proprio a Padova, e dell'uscita di certi dati del Ministero, è venuto fuori che a castagneto di superficie inserita in fascicolo aziendale in tutte le valli della Tisone, quindi tra Taripana, diciamo, e Prepotto, c'erano 80 ettari. In comune di Stregna erano solo 8. Questo un paio di anni fa. Molto poco, Sì, molto poco, molto molto poco. Su questi dati qua io sto, anzi oggi ho mandato una richiesta in regione che mi inviano i dati aggiornati con le nuove superfici, no? Mettiamo tra le debolezze del castagno, del bosco. Sì, in realtà poi che non abbiamo aree omogenee né. Nell'ASPO non ce le abbiamo. Ah, ok. Sì, perché ce le hai frammentate. Ok. All'esterno. È anche vero perché non ci siamo mai concentrati di prenderle.
Perché io sono sicuro che se ci interessasse, cioè se ci poniamo quell'obiettivo lì, è lì che lo tiriamo fuori, no? E, allora, tu invece avevi detto che nei fascicoli aziendali, no? 80 ettari. Nei fasci... Tutte le valli delle Natisone. Fascicoli aziendali non ci sono abbastanza... Grazie. Attenzione... E che questi dati, se sono, non so se sono dati, i dati catastali. No. No, sono dati di fascicoli aziendali, quindi sono state prese tutte le domande a superficie, no? E i fascicoli SIAN, e in base a questi sono stati dati, appunto, sono stati fatti questi dati. Anche perché i dati catastali, in realtà, purtroppo, tante volte qui va, cioè, abbiamo sicuramente un sacco di castagneti a catasto, che però spessissimo equivale a bosco non tenuto, no? E quindi per quello è stato preso il fascicolo aziendale, perché in realtà se lì è segnato come castagneto significa che è effettivamente lavorato ed è accertato da parte della regione, no? Quindi castagneto da frutto. Sì, sì. Io ci aggiungerei questa cosa qua, no? Collegata che non abbiamo messo dentro. Mm. Che vuol dire i prodotti della del castagno non sono valorizzati. No? Prodotti del castagno non sono valorizzati. Ok. E altre cose? Io lascerei così, sai, Ivana? Cioè, non separiamo le varie tipologie di prodotti, no? Quelli diretti e indiretti, come altre cose. Qua Luca ci sarebbe una bella aziendina da tirar su. Vediamo. Anche qui una roba di... Lì è sensibilizzazione, però. La questione delle varietà. Cioè, abbiamo visto che abbiamo 11 varietà tipiche delle valli del Natisone che tantissima gente, anche locali, non conoscono. Per dire. Soprattutto allora, il coltivo è qui che l'abbiamo messo. E invece Francesco diceva la valorizzazione... Ma mettiamolo qui, manca la... No, vediamo dove. Discono è una roba di sensibilizzazione. Tanto di sensibilizzazione. Allora, manca la sensibilizzazione. Lo mettiamo qui sui prodotti, sui castagni, dai. Mettiamolo in maniera generica, poi... Sì, sì. Ma no, io direi proprio delle varietà, non del castagno. Sì, le varietà, dai, insomma... Le robe che tornano dopo, vedrai, e le varietà. E poi il tema dei terrazzamenti, no? I nostri terrazzamenti sono abbandonati, non abbiamo aree omogenee di dimensioni adeguate terrazzate. E poi, vabbè, è sufficiente questo per quello che mi riguarda. Per quelli no, terrazzamenti. Secondo me aggiungi il fatto che non utilizziamo i terrazzamenti per l'attività agricola. Perché se noi utilizzassimo quelle superfici per l'attività agricola, vedrei che tranquilli uno ha l'interesse da solo per mettere a posto i terrazzamenti, no? Che sono il motivo per cui sono nati poi in realtà storicamente. Bon, dai, aggiungiamolo e poi vediamo. Ok, bon, direi che più o meno va bene, c'è qualcuno che vuole integrare? Io sul discorso castagneti aggiungerei una cosa, cioè i castagneti perché sono abbandonati e non abbiamo fatto nessun recupero? Perché non abbiamo lo strumento, cioè c'è da lavorare molto se ci vuole recuperare un castagneto ed è un lavoro come i prati, cioè... Non capisco cosa vuol dire non abbiamo lo strumento. Non capisci cosa voglio dire? Ci vorrebbe una legge 10 per i castagneti. Allora, c'è un attimo, programmazione 2007, 2008, 2013, quella precedente del PSR, misura 10.7 o 10.8, contributi a fondo perduto, mi sembra del 50-60%, devo riprendere in mano le vecchie pratiche per il recupero del castagneto. Tra l'altro io avevo accennato a Luca, ma credo che sia proprio l'occasione per tirar fuori, giusto in questi giorni qua stiamo ultimando le fasi di potatura e di raccolta delle marze su castagneti delle valli del Natisone, no? All'interno del progetto finanziato con le risorse
della minoranza slovena, che coinvolge la Kmetska Zveza, l'UTI del Natisone, del Torre, Università di Udine e di Torino, e l'ERSA. E, dopodomani ci sarà un incontro tra assessore, direzione, ERSA, in teoria sviluppo agricolo, riguardo appunto le varie opportunità anche sulla castanicoltura. Uno degli obiettivi che cerchiamo insieme all'ERSA di portare a casa è proprio dei finanziamenti per il ripristino, per il recupero dei castagneti, Micha. Queste sono già state fatte delle prove. A causa Covid non siamo riusciti a organizzare gli eventi di presentazione di quello che è stato fatto fino adesso, ma abbiamo recuperato un po' di ettari. Quindi tagliato, c'è dato tutto quello che non è castagneto in estato, tutto quello che non era castagneto, appunto, è in estato sopra con varietà locali per vedere se è uno strumento adatto, e per adesso ci sta dando ottimi risultati. Sono andato a visitare proprio ieri un castagneto a San Leonardo, un ettaro e mezzo circa, che è stato fatto questo lavoro, incredibile, una soddisfazione spettacolare. Si vede tra l'altro dalla strada, da Carlige, e un altro a Cialla, su iniziativa di un'azienda, un privato, a prescindere dal progetto e tutto, ha pulito 3 ettari di castagneto e lo stiamo coinvolgendo per questa roba qua. Quindi diciamo che ci si sta muovendo in quest'ottica. Dico la verità, anche grazie a questi tavoli. Io non dico che non è stato fatto... È stato fatto molto, però... C'è molto da fare in questo senso. Assolutamente, assolutamente. Anche perché ci sarebbe tanto da dire anche sulla questione del testo forestale. C'è la differenza tra castagneto e bosco, ci sono dei vincoli a livello forestale. Glielo dico io. Nel senso, io questo qua è un problema che conosco. Praticamente, c'è quello che mi dice la regione, no? Ed è una cosa che può essere chiarita sia a livello regionale, ma anche a livello nazionale. È il fatto che il castagneto abbandonato me lo considerano bosco e il castagneto recuperato me lo considerano prato, no? E quindi io non riesco a utilizzare le risorse che abbiamo per recuperare il prato per intervenire su quello che è il bosco castagneto, perché mi dicono no, quello lì non è prato, tu non puoi recuperarlo. E qui c'è una piccola contraddizione su questo aspetto dal nostro punto di vista. A meno che non venga riconosciuto, come dovrebbe essere, che le aree castagnini sono prato, punto. E quindi... basterebbe in realtà che sono riconosciute come castagneto frutteto, sarebbe già un passo incredibile, perché in qualità di frutteto tu potresti andare ad agire. Il problema è che le aree catastralmente riconosciute come castagneto frutteto vengono incluse nel bosco. Gran parte. È anche vero che mi ha detto questo Michele Fabbro dell'ERSA, mi dicono che se sono presenti almeno 40 piante a ettaro, si può richiedere il riconoscimento di castagneto frutteto. Sì, ma quello lì non è quello, cioè, la differenza è prato bosco, non è tanto castagneto frutteto. No, però se tu riconosci come castagneto hai risolto il problema. Bon, comunque... E dopo ci metti sopra però le norme per farlo funzionare. Certo. E poi... Però le norme sono quelle del prato. Sì. E quindi è prato. Cioè, è inutile andare a complicarsi la vita. Comunque sulle castagne manca la filiera anche qua. Allora, prima di andare avanti, visto, riprendiamo come ci eravamo dati l'indirizzo stamattina. Tenete presente, no? I 3 problemi specifici. Non gestiamo i prati, i bascoli, il coltivo, non gestiamo il bosco e non siamo organizzati, ok? Adesso andiamo a lavorare, visto che è venuto fuori tante volte, sul tema della sensibilizzazione, ok? Allora, il problema specifico è non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi circa le nostre attività, ok? Il problema intermedio che abbiamo individuato è scarse nuove adesioni sia all'interno del comune di Stregna che all'esterno. Questi qui non sono soggetti interni, ok? E abbiamo identificato come causa di questo che i proprietari dei fondi, che non sono soci, conoscono poco l'associazione fondiaria.
e le sue finalità. Ci sono altri motivi per cui non abbiamo difficoltà a costruire nuove adesioni? È anche vero che non ci siamo concentrati a farlo, secondo me. Lì è l'obiettivo, Francesco, non è il problema. Ah, ok. Boh, ma l'obiettivo non l'abbiamo fatto, se andassimo a chiedere probabilmente ci darebbero. Ragioniamo sui problemi. Perché non abbiamo nuove adesioni? Perché abbiamo difficoltà ad avere nuove adesioni? Perché non le chiediamo. Ma è difficoltà anche a proprio contattare personalmente i soci o i proprietari, scusa. Ok. C'è questa difficoltà, cioè i proprietari, bisogna andare in cerca, non è una cosa semplice, ecco. Ok. Quindi, è un lavorone. Cause, abbiamo difficoltà, giustissimo questo, io lo davo per scontato, a contattare i proprietari dei fondi, no? E poi vabbè c'è la minaccia della multiproprietà sopra anche, no? Quello è centrale. Comunque penso, Luca, che all'inizio si sia fatto un lavoro di scout molto più serio, adesso abbiamo tirato un po' i remi in barca. Ma anche perché comunque volevamo concludere alcuni progetti, eh? Sì, però se vuoi avere adesioni anche a livello di bosco, diciamo, con dove vogliamo anche andare, devi avere qualcheduno che contatti le persone, soprattutto cercare di individuare delle aree e cominciare a battere lì, come facciamo quando siamo interessati a fare gli interventi di legge 10. Esatto, concordo. Franco ha tirato fuori un bel elemento, la diversificazione delle attività anche come ASFO. Fino adesso ci siamo concentrati ai prati, ovviamente li abbiamo conclusi. È previsto, lo approfondiamo sugli altri obiettivi. Io qua dentro, se siete d'accordo, mi è venuto in mente anche perché comunque c'è il sindaco Romano qua, no? Cioè, molto spesso, per carità, magari anche sia il professor Petenella, che la presenza dell'università, chi è qua? Enro che sta entrando, vediamo. E sia all'università, cioè, potrebbe farci comodo quelli che si chiamano tipo portatori di interesse privilegiati, no? Che raccontano la nostra esperienza e che danno visibilità. Non so se come, cioè, nel senso, mi viene in mente che se incomincia a parlare bene dell'associazione fondiaria con una persona conosciuta a livello regionale piuttosto che anche di più, potrebbe essere utile questo qui per di fatto anche portare ad esempio quello che abbiamo fatto fino adesso. Sì, raccontarlo. Potrebbe essere uno stimolo per iniziare altre cose da fare. Sì, aspetta scadenza. Forse non sa. Ivana, dove lo mettiamo questo? Che non raccontiamo quello che stiamo facendo. Sì. Forse che non siamo capaci di raccontare quello che stiamo facendo. Beh, forse non è questione di capacità, è questione, mi pare di capire, che non è stato fatto, punto. Sì. Infatti, aggiungiamolo sotto. Aggiungilo comunque da qualche parte, che intanto... Allora, come lo scriviamo questo? Non raccontiamo bene... Mancata divulgazione delle attività. Nostre attività, mettiamolo così. Attività. Oltre che le attività, anche i risultati che avete ottenuto. E i risultati ottenuti, ok. E faccio un passo che va oltre il lavoro che stiamo facendo adesso, ma così come ragionamento. Quindi se si in un'ottica di sensibilizzazione in cui si andranno a raccontare l'ASFO, sarà molto interessante, proprio alla luce di quello che dite, che ci sia qualcuno di voi, ad esempio di quelli qui presenti,
che raccontano la propria esperienza personale dell'ASPO. Cioè nel mio caso, quindi ci sarà l'esempio, che ne so, Luca che parla, o Luca chi per lui, che parla in maniera generale, però uno o più di voi, qualcuno che parla specificatamente della propria esperienza. Nel mio caso, no, tot terreni, su questi terreni abbiamo fatto questo, questo, questo. Perché proprio c'è una logica in tutto questo, al di là della terminologia inglese che non utilizzerò, però ci sono i primi, quelli che si muovono per primi, no, che siete voi, che avete dato origine a questa realtà. E poi ci sono quelli che seguono una volta che vedono appunto i buoni risultati. Quindi il compito vostro sarà quello di illustrare, far conoscere i buoni risultati e anche i fallimenti, perché è utile anche far conoscere i fallimenti, il lavoro, quindi far conoscere il lavoro che avete fatto, le attività e i risultati ottenuti, in modo che altri vi seguano in questa esperienza. È entrato Enrico Siardi, non so, per chi non lo conosce, è un tecnico forestale, insomma, che partecipa a numerose iniziative di sviluppo territoriale in giro per la regione, che tra l'altro è un collaboratore del comune di Stregna nel progetto Scrigni di Biodiversità. E io devo essere onesto, sono stato sollecitato dalla Paola a invitarlo oggi, me ne sono dimenticato, perché cioè, quindi mi dispiace. Comunque insomma è arrivato. Quindi... Se posso, visto che lo vedo raramente, un saluto a Enrico. Ciao Ivana, un piacere vederti. Enrico, stiamo strutturando un albero dei problemi. Sì, ho notato. Andate, ammutolisco. Ok. E no, allora io questa cosa qua, che non raccontiamo... io questa cosa qua la metterei come anche nei soci, eh. Qui. Sì, sì, mancata divulgazione. No? Sì, è la divulgazione quella. E poi ci abbiamo aggiunto questo problema intermedio, che è scarsa conoscenza delle opportunità presenti sul territorio, no? E abbiamo scritto perché c'è una rete sentieristica poco conosciuta, ci sono scarse collaborazioni con altre realtà e organizzazioni, istituzioni di formazione, diciamo associazioni di categoria, associazioni di categoria, eccetera, ok? E manca una caratterizzazione e tipizzazione commerciale dei prodotti, non ci sono collaborazioni con le associazioni di tartufai, era venuto fuori questo tema dei tartufai, ma insomma vediamo se è troppo specifico e può essere individuato come una roba un po' più specifica. E non collaboriamo con le reti enogastronomiche. Perché c'è scarsa conoscenza delle opportunità presenti sul territorio? Chi vuole intervenire? Secondo me perché c'è poca gente che si dedica a questo tipo di attività. Cioè, un agricoltore è molto più molto più, come dire... facile che si informi sulle opportunità, contributi, sul territorio, eccetera, eccetera, che, piuttosto che uno che diciamo che vive il nostro territorio solo quasi come un albergo, cioè parto la mattina, vado a lavorare, torno a casa, mi chiudo in casa e vonde, no? E, quindi forse abbiamo, e questo forse anche come divulgazione, per quello poco che magari che abbiamo fatto, ci siamo concentrati sempre su certi tipi di categorie, no? Cioè abbiamo sollecitato i boscaioli, abbiamo sollecitato le aziende agricole, ma non abbiamo sollecitato magari altri tipi di portatori di interesse potenziali, no? Ok, cioè quindi è sempre lì. Qual è il problema? Qual è la causa? Qual è la causa della scarsa conoscenza delle opportunità? Non ho capito. Anche lì, secondo me, è la questione della divulgazione. Quindi non facciamo abbastanza divulgazione. O la facciamo, sì, non corretta. Allora, faccio una domanda. Siccome la divulgazione l'abbiamo messa sopra, può essere, ed è una cosa ovviamente trasversale, e di fatto la sensibilizzazione è divulgazione, no? E poi vedremo se mettercela o non mettercela o dove, perché comunque circa le nostre attività, perché guardate, cioè veramente, non raccontiamo bene le nostre attività e i risultati ottenuti,
cioè io la metterei qua. Non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi circa le nostre attività e i risultati ottenuti. Cioè è tutto lì. Luca, però io credo che noi dovremmo anche cercare di coinvolgere di più le associazioni di categoria, anche per quanto riguarda la divulgazione. Ok, l'abbiamo messo. Perché fuori ci manca un po' la divulgazione fuori, non all'interno. Perché tante volte la gente ascolta più qualcheduno che viene da fuori che qualcheduno di noi. Sì, ma è quello che dicevo prima, eh? È quello il fatto di trovare, come si chiamano, degli ambassador, no? Cioè nel senso degli ambasciatori che potrebbero raccontare la nostra esperienza. Scarsa conoscenza delle opportunità presenti sul territorio. Mettiamola, no? Tipo mancanza di un ambassador. Mettiamolo così, poi vediamo cosa viene fuori. Non abbiamo individuato degli ambassador che degli ambassador, come si può dire, riconosciuti che raccontano la nostra esperienza. Cosa dici, Ivano? Per evitare questa scarsa conoscenza delle opportunità, no? Secondo me sarebbe utile, oltre che parlare così a voce con le persone, che quindi dei convegni qualcosa, sì, insomma provarsi tutti insieme a fare un convegno qualcosa per spiegare quello che vogliamo, no? quello lì diciamo sono delle azioni che noi andiamo a fare, capisci, per risolvere quella cosa. Sforzati a pensare sui problemi ancora in questo momento, poi ci arriviamo agli obiettivi, alle azioni, alle cose positive, no? Quindi sforziamo, siamo ancora nell'analizzare i problemi. È un po' difficile farlo per chi non è tanto abituato, però è così. Sai, portare la gente in una stanza tutti insieme e parlarne tutti insieme e poi la voce si diffonde, no? Certo. E c'è qualcuno che sì, volevo dire che non dimentichiamoci che comunque noi adesso magari abbiamo anche, no, delle testimonianze da portare e qualcosa da far vedere, ma il nostro punto zero era una situazione abbastanza critica, quindi era difficile coinvolgere dall'inizio delle persone che potessero, diciamo così, soltanto col pensiero capire e vedere dove volevamo andare a parare. Adesso chiaramente con degli interventi già fatti è diverso mostrare i risultati e cercare anche di spiegare quali sono gli obiettivi e i punti dove vogliamo andare. Ma nel momento in cui siamo partiti era tutto più difficile. Certo, certo. Comunque va bene. Credo c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa. Guarda che comunque tutte queste robe qua poi verranno integrate. Cioè, non è che rimarranno fermi lì, non è che la Bibbia sta roba qua che stiamo scrivendo, anzi. Ma per tutte queste cose, no? Abbiamo parlato prima del dottor Segna, l'intenzione è prioritaria su tutto. Qual è? Noi l'abbiamo individuate le cose, cioè, diciamo che sono tutte abbastanza importanti queste quattro cose qua. Perché le cose sono il prato e il pascolo, che è il core business, se vogliamo, no? E non l'abbiamo ancora analizzato perché è il più complesso. Ok, o meglio, ce l'abbiamo analizzato, però insomma, così è. Poi c'è il tema del bosco, ok, che abbiamo affrontato, c'è il tema dell'organizzazione interna e il tema della sensibilizzazione, no? Queste qua sono le quattro cose principali e noi adesso stiamo scavando per capire quali sono le cause, no? Ok? Luca, mi permette di aggiungere... Prego. Ecco, il lavoro che è stato fatto stamattina, e non solo stamattina, da Luca e da me, non abbiamo pensato a noi, a questi problemi, piuttosto che le cause. Cioè ci tenevo spero che sia passato il messaggio, sicuramente sì, che sono i problemi emersi in tutti gli incontri che abbiamo fatto finora. E quindi quello che abbiamo indicato inizialmente come negatività piuttosto che punti di debolezza del territorio. Quindi il nostro è stato soprattutto un lavoro di riorganizzazione delle idee, delle riflessioni, di quanto è emerso in tutti gli incontri fatti finora.
Ed è quindi oggi una continuazione di questo lavoro per cercare di scavare sempre di più nelle cause, per cercare di capire poi, ma poi, come giustamente sta dicendo Luca, andiamo a capire quali sono i problemi, quali sono le cause, perché questo ci consentirà di capire cosa fare di realistico, di concreto per il vostro territorio. E per quanto riguarda gli ambassador, visto che è venuta fuori questa esigenza, beh, giustamente, sì, non potevano esserci all'inizio, quando tutto si è, quando è partito, non escludiamo ambassador all'interno del vostro territorio. Ripeto, secondo me, oltre all'esterno, ma se c'è qualcuno di questa realtà che, e c'è sicuramente, no, che è in grado di testimoniare la propria esperienza, beh, insomma, lo fa in prima persona, cioè dice chiaramente perché è stata positiva nel suo caso, per i suoi fondi, per la sua impresa, magari anche imprenditori che lavorano i vostri terreni. Quindi non escludiamo soggetti esterni e soggetti interni all'ASFO. Luca, non direi che non ce li abbiamo, ambassador interni ed esterni, semplicemente non li abbiamo mai pensati, non abbiamo pensato di crearli in realtà, non è che non ce li abbiamo. Io ho visto tra l'altro il video, ero al telefono con Daniele Matiz, che è il socio di Caspar, di Nicholas, adesso mi sono sentato, belli proprio quei video di passo passo. Grazie. Dell'Interreg, molto, molto positivo, e quindi concordo pienamente su quanto detto. Perché avere dei volti noti anche a livello territoriale che portino avanti l'esempio e soprattutto, come ho detto prima, anche la questione delle difficoltà, avere una persona che conosciamo, che sappiamo cosa fa, che evidenzia anche le difficoltà, secondo me è stato molto apprezzato anche da nostre aziende, che hanno visto il video su internet, mi hanno dato un paio di riscontri. Quindi credo molto in questa parte, no? C'è qualcun altro sulle scarsa conoscenza delle opportunità oppure sulla mancanza di nuove adesioni? A contattare i proprietari dei fondi, sì. Okay. E anche, se vogliamo, a parte contattare, anche ad analizzare, scusate, anche ad analizzare i dati catastali. Abbiamo difficoltà ad analizzare i dati catastali. Stali. Ci sto lavorando a questa cosa qua, perché ho preso contatti con la comunità di montagna della Carnia, che sono abbastanza strutturati, gestiscono tutti i GIS della regione, praticamente. Come si chiama? Quello di Faedis. Giuliani, Michel Giuliani, che forse ci darà una mano anche in questo. E... Se mi permettete una valutazione su questo problema della visibilità e della comunicazione, posto che ovviamente in questo campo non c'è mai un limite massimo, voglio dire, si va sempre verso l'ottimo, ma se dovessi dire l'ASFO di Arbezzo in termini di comunicazione, come appare, il mio giudizio è che all'esterno, al di fuori dei confini della Valle d'Altisone, su scala regionale e del nord Italia, la visibilità è enorme, è eccezionale, enormemente superiore a quella di le ASFO piemontesi. Questo devo dire per il merito e le capacità comunicative di Luca, per la sua presenza in tutti i momenti di incontro, di riunioni, in maniera attiva. Ovviamente parliamo di una visibilità che non è comparabile a quella di una star della canzone. Nel nostro ambiente è però abbastanza significativa. Forse bisognerebbe fare un discorso proprio di selezione dei target. Mi viene da dire che se l'adesione non è ancora così soddisfacente, c'è una sproporzione tra la visibilità esterna nelle organizzazioni così che riflettono su questo fenomeno e gli operatori locali. Forse anche potrebbe essere, ma non penso, una visibilità non particolarmente efficace
tra i decision maker, tra le istituzioni regionali, ma mi sembra che tutto sommato abbiate ricevuto un appoggio, un supporto. Quindi forse il punto più sproporzionato, più debole è quello legato ai locali, alle persone che potrebbero essere futuri membri dell'associazione. Sì, quindi diciamo che io l'ho messa come alla ricerca di nuove adesioni, cioè le nuove adesioni sono i locali, no? E quindi il target è quello. No. Io concordo con le parole del professor Petrenella, cioè nel senso abbiamo fortissima conoscenza sul lungo, sulle lunghe distanze all'esterno, abbiamo una conoscenza molto buona anche all'interno, tra di noi, manca il medio raggio, mancano i 30-40 chilometri esterni all'ASPO. E un'altra cosa che secondo me, non capirla male Luca, però potrebbe essere un fattore, è anche la questione politica. Cioè, il fatto che un sindaco, no, porti avanti anche una questione che di politico in realtà non ha niente, tra virgolette, cioè per senso stretto di politica, eccetera, secondo me in certi casi è un vincolo, no? È un fattore negativo, purtroppo per come siamo fatti non dovrebbe. Dai, allora dopo questa provocazione... No, non è una provocazione, è un'analisi. Una provocazione positiva. Allora... Nel senso, uno che sa che se il sindaco è... Vediamo. Certa parte politica, secondo me, sicuramente se possono non aiutarti non lo fanno, hai capito? Faccio leggere. Siamo un passo oltre. Allora, ho mandato la candidatura di questa iniziativa qua, che stiamo portando avanti, al convegno di aree fragili che si terrà a marzo, no? E, siccome mi diverto anche un po' a provocarli questi sociologi, e gli ho scritto una bella provocazione dal mio punto di vista e gli ho scritto questa frase qua: l'attività programmatoria avviata si propone in un periodo di crisi degli enti locali di secondo grado della regione Friuli Venezia Giulia, che negli ultimi due decenni non sono stati in grado di garantire un'efficace strategia di sviluppo territoriale. Ok? Quindi il fatto che questa qua non sia politica, forse non è partitica, ma se non è politica questa, scusate. No, è quello il problema, Luca, secondo me. E qualcuno decisioni per politica partitica non sostiene certe nostre attività, hai capito? Dai, comunque... Magari avere un ruolo esterno, trovare anche sul lungo periodo, Cioè, sicuramente se una roba totalmente apolitica, che non ha connessione diretta con la questione partitica, secondo me avrebbe una via più semplice, quello intendo. Vabbè, sai, è così, purtroppo. E andiamo... Luca, prego. Posso... Ma non posso... analizziamo i problemi. Non so se tu sei d'accordo di fare una prova per vedere se funziona, se no, tutto questo lavoro. Le cause, l'effetto? Cioè, se si riuscirà a fare in modo che i proprietari dei fondi, non soci, conoscano meglio, vengano a conoscere meglio l'ASFO, sia come attività che come risultati. Se siamo in grado di analizzare i dati catastali, se riusciamo ad individuare i target a cui rivolgerci, e se riusciamo a contattare i proprietari dei fondi, dunque, perché questo che qui stiamo dicendo, saremo in grado di avere, presumibilmente, nuove adesioni. Ecco, non so se tu sei d'accordo, ma una verifica per capire se torna questo ragionamento, se manca qualcosa che bisognerebbe fare, c'è qualche altro problema per cui i soci sono ancora, non ancora, sono meno delle aspettative, oppure insomma, se c'è la volontà di ampliare il numero dei soci. Quindi c'è un discorso di contatti, di target, di dati catastali, di conoscenza delle attività e dei risultati dell'ASFO. Ritenete che c'è qualche altro problema per cui i soci... per cui non ci sono o sono scarse le nuove adesioni? Scusate se parlo sempre io, ma mi viene in mente una roba. Secondo me un fattore che va tirato fuori anche Franco,
è la questione che ci troviamo, tra virgolette, a metà periodo, al giro di boa, no? Secondo me tanti proprietari attendono ancora un anno o due per capire se saremo in grado di continuare sotto l'aspetto del mantenimento del territorio e dopo si faranno avanti. Perché come qualcuno tante volte ha sollecitato, è facile pulire, vedremo quando bisognerà mantenere, no? Però allora questo rientra, non conoscono poco le attività e anche i risultati che dell'ASSO, quindi li possiamo fare, quindi di questo dovremmo tener conto, dovrete, insomma adesso faccio già parte, si dovrà tener conto nel momento in cui si dovranno definire le azioni, le attività per fare in modo che i proprietari dei fondi non soci conoscano meglio, conoscano cosa, lo vedremo, si vedrà successivamente, la realtà ASFO, in modo tale da incentivare la loro associazione. Acceleriamo leggermente, che se no non riusciamo a fare tutte le cose che c'eravamo un po' prefissi, no? Mm-hmm. Perché poi comunque queste cose qua, adesso vabbè, andiamo molto velocemente, abbiamo una rete sentieristica poco conosciuta, non abbiamo ambassador, abbiamo scarse collaborazioni con le organizzazioni esterne, non sono conosciuti i prodotti e servizi. Questa cosa qua, cosa vuol dire? È vero. Allora, quello che volevamo, se posso ricordare, se chiedi dal punto di vista proprio metodologico, intervengo io, quindi era emerso che i prodotti, anche gli stessi prodotti del bosco, piuttosto che i prodotti delle aziende zootecniche, quelle poche che ci sono, non sono così conosciuti all'esterno, quindi proprio un lavoro di comunicazione, quasi di marketing questo, relativamente ai prodotti e anche i servizi che possono essere, i servizi ad esempio turistici, ecco, quindi è molto ampio. Non abbiamo una tipicizzazione commerciale, non abbiamo, vabbè, i tartufai, poverini, non collaboriamo con le reti neogastronomiche, quindi non conosciamo le scarse, non abbiamo, cioè non conosciamo le opportunità, ci sta tutto qua. Poi non so se volendo si può potenziare la cosa. E andiamo avanti. Allora, ci sono ancora due da gestire, perché non staremo, credo, tanto. L'aspetto interno, no? E l'aspetto del bosco. Facciamo prima quello del bosco, che ricordiamo avevamo più o meno deciso di mettere un po' come, un po' anche per i tempi del bosco, come a medio periodo, a medio lungo periodo, no? Come anche attività da portare avanti. Comunque non come, ripeto, come poca importanza di questo, no? Allora, il problema specifico individuato è stato, non gestiamo il bosco e lo utilizziamo prevalentemente per il legno da riscaldamento. Il problema intermedio è che abbiamo identificato noi è che abbiamo scarsa qualità del legname non certificato e le cause di questo sono i boschi abbandonati, non corretta gestione forestale, boschi di neoformazione con sviluppo incontrollato, non abbiamo una viabilità forestale adeguata, le imprese forestali operano in maniera sbagliata, non abbiamo aree omogenee di dimensione adeguata di superfici boschive, non vengono interna all'ASFO, non abbiamo aree omogenee di aree interne all'ASFO, omogenee, ok, non vengono valorizzati altri prodotti del bosco oltre al legname e non ci sono collaborazioni con altri portatori di interesse del bosco. Ci sono altre cause? Chiardi? Allora, direi di no, perché avete un elenco, mi sembra, più che esaustivo. La causa principe è la frammentazione e polverizzazione fondiaria. Che noi l'abbiamo messa come una minaccia. Mm. E quindi, diciamo... Le cause, sì, no, mi pare che quelle che hai messo sono perfettamente realistiche. Qualcos'altro? Non so se voi avete un quadro chiaro della domanda di materie prime legnose che ci può essere su scala locale. Mm-hmm. Per esempio, della possibilità di vendere, quanto vendere,
legname, quale tipo di legname a segherie, o se no la domanda relativa a legna a uso energetico da parte di impianti ad uso collettivo. Qua c'è, ci sarebbe il discorso delle, dell'ipotesi di razionalizzazione dell'impiego delle biomasse legnose in reti di riscaldamento e così via. Ecco. Allora, non, come possiamo scriverlo questo? Capito? Cioè, non utilizziamo bene il legname comunque, da brucio. No? Però il problema, questo è chiaro, sì. Quindi c'è un campo sicuramente di intervento legato alla, ammodernamento degli impianti di riscaldamento. Paradossalmente se mettessimo sostituissimo tutte le caldaie con caldaie ad alta resa, diminuirebbe la domanda di legna da ardere, la domanda da biomassa, e anche in maniera significativa. Io facevo più riferimento al fatto che forse non si conosce la possibilità di collocare il legname che può venire dalla zona presso aziende di prima lavorazione industriale, aziende che fanno imballaggi o che fanno segati o che fanno travame o che fanno pali, paleria. Ecco, c'è questa realtà nelle valli della Tisone, nell'immediata aree circostanti. Si potrebbero definire rapporti contrattuali con queste imprese? Mm-hmm. Perché il rischio è che se uno migliora la viabilità, e di interventi sulla viabilità in Friuli ne sono stati fatti tanti, se uno attrezza e organizza meglio le ditte di taglio e desbosco, ma poi non ha lo sbocco di mercato, evidentemente sono tutti interventi inutili. Mm-hmm. Posso intervenire io dicendo una cosa che stavamo appunto dicendo con mio papà? Stavamo discutendo che questo tipo di lavoro di, diciamo, selezionare poi il legno da ardere, quindi da brucio, e il legno che poi viene conferito alle segherie, lo fanno già gli operatori forestali. Ovviamente questo non ha delle ripercussioni sul territorio e sul proprietario del terreno dove vengono fatti questi tagli, e quindi diciamo che non c'è un reale riscontro economico, cioè le possibilità di utilizzare non solo legna da ardere ma legna anche per altri scopi esistono, ma ne fruttano solamente gli operatori forestali e non il proprietario terriero. Posso dire una cosa al riguardo? Questo è un problema comune in tutto il Friuli, la Carnia e le valli del Natisone. Hanno tentato con la qualificazione del legno di valorizzare diversi assortimenti, ma non è così semplice, in particolare dove c'è la proprietà privata, in particolare con boschi di neoformazione, dove i quantitativi di legname di qualità alla fin fine non sono moltissimi, non sono concentrati in pochi lotti. Quindi l'organizzazione, il lavoro per organizzare questa qualificazione è eccessivo rispetto all'utilità che ne deriva, per cui alla fin fine prendere in piedi all'impresa boschiva è la cosa di solito più semplice, dove ovviamente è l'impresa che ne trae il maggior beneficio, ma vedrei un po' difficile il contrario pensando ai tipi di boschi di solito presenti. Ci possono essere dei casi singoli con delle piante particolarmente meravigliose, però sono da ricercare, come dire, con l'umicino. È una questione effettivamente di mercato finale, cioè chi è, dove va questo legno, questa risorsa, se ha un suo vero valore ben maggiore di quello attuale o meno. Forse non è questo che può diventare un punto di traino per l'economia della zona. Chiaro. Siamo d'accordo che mettiamo questa questione qua del legname di pregio qua dentro? No?
non ci sono collaborazioni con altri portatori di interesse del bosco, legname di pregio, no? Più o meno secondo me ci sta. E poi non utilizziamo bene il legname da brucio, che è tutta la questione della filiera del riscaldamento. Altre cose? Direi che possiamo andare così. Tanto le integreremo, vedrete pian piano. Allora, andiamo sull'ultima. L'organizzazione interna. Non siamo organizzati internamente, gestiamo male i rapporti con i soci, no? Allora, abbiamo individuato questo problema intermedio che mancano visioni ampie, interdisciplinari e integrate, no? Mancano risorse umane interne da implementare nell'ASFO, Mancano risorse umane esterne da formare per l'ASFO, e si tratta anche comunque di tutti i rapporti con i professionisti con i quali lavoriamo. E alcuni soci non sono soddisfatti perché non vengono coinvolti i terreni da loro conferiti. I soci conoscono poco l'ASFO, ed è quello che abbiamo messo prima, no? I soci non consapevoli della bontà dell'azione, glielo lasciamo qua sotto. E tutelando gli interessi dei soci concedenti, non affittiamo terreni per lungo periodo. È adeguato? Parlo soprattutto con gli interni, con chi siamo quelli dentro, no? Dai, facciamoci un giro qua, che è importante questo. Erika, Marino? No, Marino. Sì, secondo me sì, sono individuati quelli, diciamo, principali, però darei più peso soprattutto all'aspetto dei concedenti, no? Nel senso che mancano... manca proprio una visione, anche una mentalità in un certo senso da parte delle persone che sono sul territorio, ecco, a dare in gestione in maniera anche per lungo periodo, perché se ci dessero un periodo un pochino più lungo, più di 2-3 anni, 5 anni, magari anche 10-20 anni, certo che il nostro lavoro sarebbe molto più semplice, anche nell'andare a cercare al di fuori delle aziende che possano operare sul territorio. Cioè, noi potremmo creare un substrato, un ambiente e richiamare le aziende dall'esterno, perché in effetti sul territorio non è che ce ne siano molte che possano fare o lavorare sui terreni dell'ASFO. Io direi, ma sono due robe complementari, scriviamolo meglio. Non abbiamo analizzato se i soci concedenti sono disponibili ad affitti a lungo termine. È scritto meglio, perché l'altro c'è anche la cosa positiva, tuteliamo gli interessi dei soci, no? Che non è un problema. Quindi io direi di farlo così. Qualche integrazione? Franco? Sai, all'interno dello statuto dell'ASFO c'è un articolo che dice che uno può uscire quando vuole, quindi quello lì... A meno di contratti d'affitto esistenti. Legge 10 o robe del genere. Però, diciamo, uno che ti dà un bosco in gestione e dopo 2 anni decide di toglierlo, non è che puoi fare programmi. Quindi questo ok, benissimo. Questo è interessante. Questo è interessante quello che dice Franco, perché mi collega all'esperienza piemontese. La legge regionale piemontese riconosce, che non mi ricordo, ma una cifra anche abbastanza irrisoria, affinché i periodi di concessione si possano allungare. Cioè, nel senso, loro ti dicono, se tu rimani dentro 15 anni, io ti do 500 euro. E quindi è uno stimolo. Però questa cosa qua potrebbe rientrare in questo, cioè come un'azione da fare qui.
Quindi stimoliamo i soci, no? Quindi non abbiamo analizzato se i soci congenienti sono disponibili da affitti a lungo termine. Cioè quella lì è una cosa sotto, perché noi li andiamo a stimolare magandoli riconoscendo l'aspetto economico. Mettiamolo questa roba qui tra le opportunità o anche tra le debolezze, perché comunque è una cosa che possiamo fare. È una debolezza dello statuto questa qua, perché... Lo statuto? Si può... Come concepito adesso non ti dà la possibilità di fare dei programmi a lungo termine. Sì. Ti dico che se noi ci possiamo inventare una regola, e non è una regola dello statuto, ma che se un socio ci conferisce una particella per 10 anni... noi gli possiamo riconoscere 500 euro a ettaro, e non è una cosa statutaria questa. Sì, però i 10 anni nell'ottica di creare occupazione sono pochi. Cioè su questi terreni, che sono terreni molto poveri, 10 anni, uno che si impegna a gestirli per 10 anni, a malapena li mette a posto. Guarda, io metto a lungo termine, senza scrivere quanti anni, e poi valuteremo. Perché questa roba qui è come... Un giovane che decide di mettere su un'azienda e deve avere un tempo molto più lungo, perché altrimenti se 10 anni sono pochi per fare un investimento serio. Adesso una cosa che l'abbiamo messa nello statuto... Mi viene da aggiungere, ed è un problema interno, è una cosa abbastanza forte, però noi l'abbiamo messa nello statuto, nella bozza, il fatto di, ed è collegata a una cosa che parlavo stamattina, oggi pomeriggio con la Erika, quando ci siamo trovati, cioè obiettivamente l'associazione fondiaria può immaginare di incominciare ad acquisire terreni. Ma Luca, io sarei più... Sì, va bene, però sarei più dell'idea di riuscire a coinvolgere i proprietari, magari girandoli quel po' di affitto che può essere ricavato da... Perché l'associazione di volontariato non divide utili. Sì, ho capito, però sarà molto difficile avere la... Tu puoi farlo, ma non dividendo gli utili. Non puoi dividere gli utili dell'affitto. Puoi farlo stimolando l'ingresso, quello sì. Perché comunque rientra nella finalità, no? Cioè, nel senso, tu stimoli prima, però non puoi dividere gli utili. Se dividiamo gli utili viene fuori un pastroccio. Io sono abbastanza... Invece di dividere gli utili puoi pensare a una forma di investimento di quell'importo. Assolutamente. Ah, questa è un'altra cosa interessante. E questa cosa qui è una sensibilizzazione però, ad occhio, giusto? Sì, certo. Quindi... Non lo fai soltanto per acquisire nuovi soci o nuove particelle, lo fai verso tutti, no? Anche verso chi ti ha risposto positivamente fino da subito. Sì, ok. Vedi, è una roba interna, in effetti. Però è sia interna che esterna, ma comunque mettiamola interna. Mettiamo che non... investiamo in maniera adeguata gli utili dell'associazione per aumentarne questo qua la visibilità. Luca, però che interesse può avere un proprietario a darti, dico, parlo di bosco adesso, non di prato o di diciamo dei campi che abbiamo recuperato con la legge 10, dove non c'erano, diciamo. Che interesse può darti? Tu gli dici: signori miei, se voi mi date 10 ettari a Oblizza con un affitto di 10 anni, io vi aggiusto la fontana. Alt, ferma. 10 ettari, io posso essere interessato ad aggiustare la fontana, però posso essere più interessato a vendermi il bosco e intascare i soldi per conto mio. Se andiamo sugli interessi personali, non è l'interesse dell'associazione. Ma certo, però noi stiamo
parlando anche di andare a cercare dei terreni che sono bosco, dove c'è in un certo senso un capitale in mezzo. Quindi uno dovrebbe regalarti il capitale, perché dopo no. Tu sei... No, perché la struttura che abbiamo messo in piedi, il passaggio economico c'è tra l'operatore forestale e il proprietario. L'associazione non è neanche intermediario in questo. Ma io lo immaginavo più rispetto a un, come dire, tu dicevi appunto che gli utili non possono essere divisi fra i soci, no? Quindi io la immaginavo più nel non so, mi viene in mente come l'iniziativa della Dota una pecora, per cui ricevevi il formaggio a fronte della cifra che versavi per aiutare l'animale. Sì, ma il principio dell'investire gli utili era più, diciamo, verso qualcosa che premiasse, tra virgolette, il proprietario per averti concesso i terreni per un periodo lungo. Non puoi premiare a posteriori. Perché se premi a posteriori stai dividendo gli utili. Cioè, io la vedo così. E il vantaggio non è del singolo su queste cose qua. Cioè, è sempre lì che cadiamo, eh. Miglioreremo anche questo. Allora, fatto questo, e li abbiamo, ci manca, no, il bosco abbiamo fatto tutti, giusto? Aiutami, Ivana. Ok, facciamo un altro passaggio e facciamo, perché io sai quel passaggio che hai fatto tu, Ivana, io l'avrei fatto dopo, quello delle cause, l'avrei fatto adesso, però insomma l'abbiamo già quasi fatto e quindi non è un problema. Eliminiamo, facciamo un po' di spazio. Vabbè, queste qui intanto le nascondo, che così non creano confusione, quelle gialle. Comunque rimangono lì e non spariscono. E ok, giallo tutto scomparito, scomparso, scomparito. Facciamo un 12. Un secondo che faccio un lavoretto. Nascondiamo il problema intermedio. E un secondo che faccio una cosetta. Ok, allora quello che abbiamo fatto è che abbiamo trovato che le cause dei problemi specifici, no? Abbiamo trovato la causa perché non gestiamo i prati, i pascoli, i castagneti e il coltivo, e queste sono le cose. Abbiamo trovato le cause perché non gestiamo il bosco e lo utilizziamo prevalentemente per legno da riscaldamento. Abbiamo trovato le cause perché non siamo organizzati internamente e gestiamo male i rapporti con i soci. E abbiamo trovato le cause perché non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi circa le attività e i risultati ottenuti. E detto questo, un passaggio che non è così banale ancora, anche se tutto sommato l'abbiamo visto, l'abbiamo già affrontato, perché comunque ci sono degli aspetti, soprattutto nella SWOT, soprattutto negli aspetti trasversali, mancanze di filiere, mancanze di asfo, legno, cibo, pelle, asfo case, no? E nei punti di debolezza ce n'erano alcuni simpatici. Vediamo, non conosciamo la dimensione territoriale nel quale far crescere l'associazione, no? Che sono questi qua, quelli un po' più alti, diciamo. Vediamo se li metto verdi.
Non collaborazione, non i soci parlano di esperienza, ambassador, non stimoliamo le opportunità anche, no? Vabbè, finanziamenti, scusate che rileggo, limitrofi, diverse funzioni, anche questo è importante, cioè diciamo sono quelli un po' più alte, a più alto livello. Cioè, facciamo un passaggio molto veloce adesso, a Sfocasa, eccola qua l'opportunità. E facciamo un passaggio veloce, quanti siamo? In 12? Adesso che abbiamo capito che questi qua sono i problemi che noi vogliamo affrontare, no? Qual è il problema generale? Qual è il problema che sta sopra tutti questi problemi? Noi dobbiamo impegnarci verso di tutti per coinvolgere tutti. Quello lì è un obiettivo, non è un problema. Ecco, esatto. Sì, sì. Ok? Sì. Qual è il problema che sta sopra? C'era Renato che parlava del problema di crescita, no? L'ASFO sta vivendo un problema di crescita, no? E secondo me è molto significativo anche l'intervento che aveva fatto la Paola quando parlava dell'ASFO pelle, ASFO legno, ASFO casa, che di fatto rappresenta un po' quella che è la visione, se vogliamo, a lungo termine dell'associazione fondiaria. Quindi qual è il problema generale che noi stiamo affrontando? Michele, dai, vai tu. Qual è il problema che stiamo affrontando? Guardando tutto nell'insieme. Michele Qualizza. Sì, ho capito, ma... più che un problema che sta sopra, mi pare che abbiamo analizzato tutti i problemi e quelli sono i problemi. Ma se vuoi descrivere i problemi... Se vuoi descrivere i problemi che abbiamo analizzato, no? Se vuoi descrivere che problema stiamo analizzando mettendoli tutti insieme, ve li faccio vedere. Non è una cosa inutile questa cosa qua, eh? No. Non gestiamo i prati e i pascoli e i castagneti e il coltivo, non gestiamo il bosco, non siamo organizzati, non riusciamo a sensibilizzare i soggetti terzi. Qual è il problema? Luca, io penso che sia il problema gestionale nostro principale, cioè quello di creare un sistema un po' più snello e più... Okay. Cioè ci manca un sistema snello, mettiamole giù queste cose qua. Allora, non è sbagliato, eh? Cioè, guarda che ci manca un sistema snello. Altre cose? Cioè, deve secondo partire me... da lì, secondo me. A me è importante l'ultimo giallo. Non riusciamo a sensibilizzare il soggetto. Ok, diciamo poca sensibilizzazione. Per me è quello. Dobbiamo fare un riassunto di quelle cose lì, eh? Non è che andiamo troppo lontano. Arrivare a tutte quelle cose lì, penso il punto ultimo sia il più importante. Un sistema snello è quello collegato, se vogliamo, alla gestione interna anche, no? Sì, ma non è sbagliato. Michele, dici qualcosa tu. Ma guarda, io stasera mi è venuto un ragionamento che proprio ascoltando, partecipando a questo dibattito così, che noi non diamo niente... proprio parlando di affitti più lunghi, quindi di una gestione del territorio a lungo andare, no? Ma qual è il compenso o la motivazione? Bravo. Che diamo ai soci perché ci diano i terreni da gestire? Non c'è, cioè... Qual è il problema che stiamo affrontando? Per esempio, parlando della legge 10, i soci... tanti, o penso tutti a questo punto, qual era il loro obiettivo? Cioè loro si affidavano i terreni e il risultato era la pulizia dei terreni, no? E questo era già un obiettivo importante per chi ama il territorio, il suo terreno, eccetera. Ma se
un socio deve darci gestione dei terreni a lungo termine, dobbiamo dirgli, guarda, che in cambio avrai cosa? Non lo sappiamo, non l'abbiamo detto questo. E lo stiamo definendo, Cioè, stiamo vedendo qual è il problema che accomuna un po' tutti questi, che noi ne abbiamo parlato nel primo incontro, Perché se volete, c'è la motivazione che ci fa stare qua, è il tema dell'abbandono. Ok? Quello lì è il motivo che ci fa riunire adesso qui stasera. Tu stesso, Luca, ha detto che l'associazione non è un'associazione di volontariato, non può avere utile, eccetera. Però se vuoi fare un qualcosa a lungo termine, devi avere dei utili da distribuire, perché sennò i soci, cioè quello che ti affida il terreno, dice: che interesse ho io a darti il terreno? Lo lascio lì, capito? Sì, Michele ha ragione. Qual è lo stimolo che ha il socio per darti i terreni in gestione, oltre a quelli che vengono dati per la legge 10, dove c'è la pulizia, che è un risultato, e c'è anche l'utile da quello che è il ricavato dalla vendita delle legna. Ma parlando di bosco, che stimolo può avere uno a darti il bosco in gestione? Renato, dai! Questo è un limite dell'associazione di volontariato, no? Questo di non distribuire gli utili, di essere sostanzialmente un aggregatore di persone, di eccetera. Dal punto di vista economico, c'è, come dire, non è l'ASFO che deve muovere queste cose, ma deve creare le condizioni perché si sviluppi un'imprenditorialità, uno sbocco occupazionale a livello locale, e queste persone devono avere gli utili, non l'ASFO. Quindi l'ASFO sostanzialmente funzionerebbe da motore, perché si creano le condizioni, no? Allora, questo per il Prato è più comprensibile, perché fa riferimento a è più immediato, perché fa riferimento alla possibilità dello sviluppo della zootecnia, dei prodotti caseari derivati, della commercializzazione, eccetera. Per quanto riguarda il bosco, chiaramente dobbiamo fare riferimento a un altro tipo di imprenditorialità rispetto a quella attuale, di una selvicoltura che abbia, appunto, che vada a coprire quelle domande che poco fa diceva il professor Peternella, no? Cioè che abbia una sua dimensione di impresa. Se noi riusciamo a fare questo, a impostarlo da questo punto di vista, secondo me avremo dei risultati ottimi, nel senso che sostanzialmente trasformiamo l'attesa di reddito che ha il privato in una opportunità per creare nuove aziende e sviluppare l'imprenditorialità, si spera giovanile o cose di questo genere. Questo dovrebbe essere l'obiettivo. D'accordo Renato, però qua diciamo che l'utile alla fine dovrebbe essere per tutti e due, cioè per chi dà il terreno e che per l'azienda che poi lo lavora, altrimenti non riusciremo ad avere il terreno. Scusami Franco, però dico, uno ha la terra, quindi ha il capitale, sì, però non lo sta utilizzando, no? Faccio un ragionamento molto terra a terra, no? Sostanzialmente noi gli diciamo: guarda, con il tuo terreno, magari di piccole dimensioni, no? Minuscolo, frazionato, in posizione non facile da raggiungere, eccetera, mettendolo assieme ad altri, no? Diamo l'opportunità o la possibilità che qualcuno, qualche giovane, qualche piccola attività che nasce, eccetera, possa svilupparsi. E l'alternativa qual è? Voglio dire, il suo capitale quanto vale?
dal punto di vista monetario vale, ma dal punto di vista dell'uso e del valore sociale è nullo. Certo, però bisogna riuscire a creare questo interesse. Siamo riusciti a crearlo facendo gli interventi di legge 10, dove tutti e due, diciamo, portavano a casa qualcosa, però sul discorso bosco è molto più difficile. Perché il bosco, io proprietario, posso vendermelo da solo e mi crea un reddito. Ma ti ricordi quando abbiamo pulito a Oblizza? Quando abbiamo fatto il primo intervento Oblizza, è stato estremamente significativo, che poi, per carità, si è ripetuto anche nelle altre esperienze che abbiamo fatto, no? Cioè, c'era la Valeria, che ci ringraziamo, perché apriva la finestra e vedeva la chiesa. E quella lì era la sua soddisfazione. Ho capito, però ti dico, sul prato è più facile farlo, cioè creare la pulizia in giro i paesi, a tutti piace, però quando entri nel bosco, che è l'obiettivo secondario che noi abbiamo adesso, è più difficile. Qua cominciano i problemi. Cioè nel fatto della pulizia in giro i paesi e del prato, quello non c'è dubbio, cioè, tutti sono concordi. Secondo me, se incominciamo a buttare giù il modo che abbiamo cominciato a usare per il prato, per dividere, diciamo, i diritti di legnatico anche nel bosco, secondo me non è così impossibile, anche perché comunque, cioè, siamo tutti consapevoli che fare un intervento su un bosco semiculturale su 10-15 ettari è più significativo che farlo su 3. E la remunerazione nei confronti di tutti è maggiore. Questo è. Secondo voi, così, poi magari lo aggiustiamo, questa frase qua che ho scritto qua può rappresentare il problema generale che stiamo affrontando? Il nostro territorio è abbandonato perché non lo gestiamo insieme in maniera coordinata e non valorizziamo il nostro paesaggio. Perché non tutti hanno anche le attrezzature per poter... Ma l'abbiamo scritto sotto quello, no? Sì. L'abbiamo scritto sotto. Lasciamo così per adesso. Se vi può ispirare, negli Stati Uniti il problema della frammentazione fondiaria è stato anche risolto con dei contratti che si chiamano contratti di stewardship, che hanno due componenti. Hanno una componente di un pagamento che è sempre molto limitato, fisso, annuale, una specie di affitto. Questo affitto è calcolato sul valore della particella conferita, sulla sua potenzialità di produzione. Poi periodicamente, soprattutto può essere collegato a quando si fanno operazioni effettive economiche su quella particella, viene prodotto un utile, o se volete un fatturato, chiamiamolo, e questo fatturato viene ripartito tra l'organizzazione di gestione e il proprietario. E questo in pratica è un saldo sul affitto annuale che viene erogato regolarmente. Quindi si sommano gli affitti annuali e si vede se l'organizzazione di gestione deve a saldo compensare ulteriormente il proprietario. Il proprietario così è motivato perché ha piccolissima entrata annuale e poi quando vede che il proprio bene viene effettivamente valorizzato per un'operazione economica, classicamente il taglio, riceve generalmente un saldo finale più significativo. Questo ve lo dico soprattutto pensando al fatto che ci possono essere modalità per modulare le relazioni economiche. Certo che se il conferimento è dell'ordine di qualche decina di metri quadrati e se il terreno conferito è veramente di scarsissimo valore produttivo, lì questi discorsi di carattere economico è più difficile farli.
Come ha detto il professore, non abbiamo definito delle compensazioni economiche rispetto all'utilizzo? Delle compensazioni economiche rispetto... l'ho sentita così io, poi... D'altronde se abbiamo proprietari che conferiscono poche centinaia di metri quadrati di un bosco povero, io penso che siamo anche perfettamente a conoscenza che è già grasso che cola, che ci sia un'organizzazione che fa un po' di pulizia, di sorveglianza, di antincendio, di iniziative magari di valorizzazione della raccolta dei funghi e tartufi, cose di questo tipo. Adesso, no? Facciamo un altro piccolo esercizio e poi chiudiamo. Se questa qui è quello che noi vogliamo fare adesso a breve e a medio termine, no? Che cosa vogliamo fare a lungo termine? Dai, io ve la lascio qua come la suggestione che affronteremo magari all'inizio della prossima volta. No, però è la direzione, capisci? Capisci che quando si parlava di recupero delle case, no? E l'hai sollevato tu questo tema qua. Cioè, io dico, nel momento in cui stiamo facendo queste cose qua, magari una rotta da quella parte lì dobbiamo darcela. Andiamo un po' alle cose che dovrebbe veramente pensare di arrivare a fare quelle cose che bellissimo. Secondo me, sai, a lungo termine potrebbe essere quella dell'espansione verso l'esterno. E anche in altri campi. E anche in altri campi. Anche in altri campi, sì. Però diciamo che altri campi, sì, a lungo termine va bene. Bravo, bravo, bravo. Vedi che viene fuori, anche se non si tira fuori con i denti, no? Quindi, l'espansione dell'associazione fondiaria come si può dire, la grande espansione, l'espansione, aiutatemi con i termini. L'espansione dell'associazione fondiaria verso altri settori. Termini di superfici in territori limitrofi e non contigui. E verso altri settori, lo scriveremo meglio. Luca, mi è venuto in mente come rispondere alle difficoltà che ha l'associazione fondiaria di dividere gli utili. Bisognerebbe fare un patto fra tutti i soggetti, no? Fra il proprietario, l'ASFO, l'attività imprenditoriale che utilizza direttamente i terreni e quelle che le trasformano. Perché tutto sommato il ristoro della concessione al terreno lo devono dare gli altri, non l'ASFO. Busca di ospedale che ho fatto un po' di pastrocci. Ok. Allora, control C. Dove mettiamo questa cosa qua del patto? La mettiamo nella slot intanto. Ma. Così, no? Intanto. Cosa dici, Ivana? Ma sì, sto anche prendendo appunti dopo, perché sono emersi diversi elementi nuovi oggi, soprattutto in questa seconda parte, quindi non so, scrivilo da qualche parte, dopo vediamo dove sistemarlo.
questo dei patti, delle compensazioni economiche, di un ritorno, di un qualche tipo di beneficio anche economico per incentivare alcuni proprietari a diventare soci. Non escludiamolo, anzi. Sì, sì, ok. Non si deve adesso. Boh, credo che... Dai, facciamo un ultimo giro, se qualcuno vuole aggiungere qualcosa rispetto al lavoro che abbiamo fatto oggi, che vi garantisco che è completato, abbiamo fatto tantissimo fino ad oggi. Cioè, se siamo arrivati già a questo punto qua, manca ancora tanto lavoro, manca ancora tanto lavoro anche per chiudere un po' la definizione delle cose. E, però, diciamo, innanzitutto ce l'abbiamo fatta a fare le cose che ci avevamo detto di fare. No? Ed è, almeno non l'avevo anticipato all'inizio, però diciamo volevamo arrivare a questo punto quando ci siamo confrontati con la Ivana rispetto alle cose che stiamo facendo. E quindi complimenti a tutti, no? Perché ce l'abbiamo fatta. E adesso quello che noi faremo, vediamo quando ci troviamo con la Ivana, declineremo queste cose negative, perché noi abbiamo scritto quasi solo cose negative, tranne l'ultima. Ok, è un esercizio quasi di logica grammaticale, no? Le declineremo in cose positive, ok? E la prossima volta, adesso qua vi faccio vedere, scusate, la prossima volta quello che incominceremo a fare, prendiamo ad esempio il prato, no? Allora, avremo il problema specifico che diventerà un obiettivo specifico, che quindi che gestiremo i prati, i pascoli, i castagneti e il coltivo. Queste cause qua diventeranno le azioni che noi portiamo avanti, ok? E sulle azioni ci metteremo quand'è che ci ritorniamo soddisfatti di aver fatto quell'azione. Quindi faremo questo tipo di analisi qua. È un lavoro abbastanza corposo, probabilmente lo faremo anche magari su un tavolo ristretto per arrivare, diciamo, nella plenaria come oggi a discutere delle proposte, anche perché sennò si rischia di andare veramente molto molto lunghi. E comunque più o meno questo qua è quello che faremo a partire da lunedì prossimo. Ok, io credo che insomma girare la grammatica, questo esercizio qua è veramente abbastanza banale, si fa molto velocemente. Potremmo, non so, vediamo come va il tempo, ma giriamo la cosa in obiettivi e incominciamo a definire già anche i primi indicatori, no? E così poi andiamo a analizzarli. Bon, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, io sollecito Siardi, visto che è la prima volta che partecipa a questi nostri tavoli. Ma guarda, posso dire solo un'impressione così da esterno, proprio perché non sono coinvolto nella cosa. Il vostro è un sistema molto molto complesso, c'è dentro di tutto, però i soggetti che ne fanno parte voi siete pochi e ci vogliono risorse umane per risolvere questi problemi. Quindi forse uno dei modi più utili potrebbe essere quello non tanto di focalizzarsi sui problemi, ma sulle poche, magari però importanti, opportunità che avete. Se avete una persona che gestisce del bestiame, focalizzatevi su quella persona, le sue esigenze e fate ruotare tutto attorno a un problema molto concreto, anche se limitato. Se la cosa funziona, dopo a cascata ne verranno altri, c'era anche la limitazione, però sì, siete una realtà, come impressione così da esterno, molto bella, molto complessa, però siete pochi che hanno tempo da destinare a queste cose. Quindi non si tratta solo di organizzare il tutto, ma si tratta, perché è troppo complesso. Forse è meglio focalizzarci su scegliere qualcosa di molto molto definito e mettere le energie, le poche risorse che ci sono in quella situazione molto specifica. Questa è l'impressione così generale.
della serie torniamo i piedi per terra. No, io sono favorevolissimo a questo approccio, anzi sono molto contento di vedere che anche nelle valli si utilizza questo approccio che fino a un po' di tempo fa sembrava una cosa più accademica che altro. È fondamentale perché è importante capire cosa c'è, cosa sta dietro, però come modus operandi per realizzare i problemi è importante la persona singola. Una persona motivata vale più di 10 presenzialisti. C'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa, professor Petenella? No, mi trovo molto d'accordo con questo suggerimento. Evidentemente io penso che vi ho già detto la mia sensazione che le carenze maggiori che abbiamo in questi territori sono quelle legate alla capacità di fare impresa. Quindi avere una persona che possa avere la scintilla per sviluppare un'attività economica, valorizzare alcune risorse piuttosto che altre, sarebbe estremamente importante. Quindi è vero che bisogna certamente avere i piedi a terra e partire dalle risorse che esistono, dalla domanda che già esiste, però nello stesso tempo dovremmo anche creare le precondizioni per cui un imprenditore esterno possa venire e dire «Toh, guarda, qua c'è un'attività che si può organizzare per quello che riguarda la filiera della vendita diretta dei frutti spontanei del bosco, o educazione ambientale, o qualche attività culturale che si può fare in area aperta». E evidentemente se questa persona trovasse un ambiente assolutamente favorevole in termini di accesso alle risorse fondiarie, tanto di cappello. Quindi dobbiamo lavorare sulle risorse presenti, quello che è concretamente realizzabile, come si possono potenziare le capacità di fare impresa, anche impresa sociale, non voglio dire specificatamente sviluppare attività per lucrare, ma nello stesso tempo creare le precondizioni per anche attività innovative. Chiaro. Una cosa, no? Cioè, vediamo da dove siamo partiti, no? Vi ricordate due incontri fa? O anche già all'inizio, cioè il primo incontro è stato proprio il professor Petenella a sollecitarci, no? Cioè, nel senso, quando abbiamo deciso o abbiamo più o meno concordato in quanto tempo fare queste cose qua, ci siamo dati 5 anni, eh? Ok? Quindi tutte queste cose qua che abbiamo scritto, non è che dobbiamo farle domani, ovviamente. Cioè, quindi vuol dire che queste cose qua che stiamo scrivendo, ce le spagniamo e ci lavoriamo con calma e le aggiorniamo. Perché insomma è questo quello che è questo l'accordo che ci siamo dati durante questo lavoro. Secondo me, cioè nel senso, obiettivamente, con una prospettiva di 5 anni, qualcosa su ognuna di queste ce la facciamo a farla. Vediamo di definire cosa, ci definiamo gli obiettivi e quello che stiamo facendo. Bene, c'è qualcun altro che vuole aggiungere qualcosa? Se no, ci salutiamo e vi ringrazio. E ci vediamo lunedì prossimo, martedì prossimo. Alle 17. Va bene? Bene. Grazie, buonasera. Buonasera a tutti, ciao. Ci vediamo. Sì. Buonasera a tutti. Buonasera. Non mi vedete, ma io...